La seconda edizione dell'Aspettando Lince Gallen parte subito forte. Fottenham e Top Dancing Latina si scontrano per questa finalissima sul campo centrale dell'Agora Fitness ed è subito un gol di Bartolomeo Martucci che porta in vantaggio il Fottenham. Risponde subito Top Dancing, campione anche del Lince Gallen, tiro di Bulboaca e Panzariu arriva sulla risposta di Cifra e mette la palla in rete. È una grande partenza quella di Top Dancing Latina che continua ad andare in avanti. Adesso è Panzaru, il pallone arriva a Secafien, il tiro è respinto da Cifra in angolo. Adesso attenzione a Panzaru, azione solitaria che è conclusa con un tiro veramente molto alto. Ancora però Top Dancing, palla a Bulboaca, dalla destra il tiro impegna Cifra, ma la palla non entra. Adesso un contropiede di Polidori con il Fottenham avanti, attenzione a Del Giudice, esce Karpiuz e salva tutto. Ancora un'occasione per Top Dancing, ancora Secafien, stop di destro, tiro di sinistro, para in tuffo Cifra. La formazione di Simone Secafien continua ad attaccare, adesso è Panzaru. La palla però va sul palo, Fottenham sembra un po' in difficoltà, ma bisogna fare attenzione ai calci piazzati perché arriva Riccardo Quaresima e la palla è ancora dentro. Il Fottenham raddoppia e va sul 2-1, questa finale dell'Aspettando Lince Gallen. Top Dancing però continua il suo forcing. Palla per Marafini. Arriva adesso a Panzaru. Sul secondo palo ci prova. Adesso attenzione a Panini. Però interviene Bulboaca. Il tiro. La palla sulla traversa. Veramente sfortunata la formazione di Simone Seccafieri. Adesso nel secondo tempo subito un'occasione per Paolo Panini. Stop di destro. La puntata di sinistro è respinta da Carpius. È un buon momento questo per il Fottenham perché Martucci parte in contropiede. Sulla sinistra. Mette in mezzo. Non arriva né Panini. Nemmeno Quaresima. Si salva ancora una volta Top Dancing. Ancora la formazione bianco-blu in avanti. Del Giudice non sa cosa fare. Intanto avanza. Il pallone è per ancora Panini. Prova con il destro. Il pallone va fuori. Il risultato resta sul 2-1. Adesso è Del Giudice. Va a prova il rinvio al tiro di Marafini. Di nuovo la traversa. Il terzo legno per questo per Top Dancing. Ancora Marafini. Di destro, serve per Panzaru. Panzaru ancora per Marafini. Il pallone finisce alto, grazie anche all'intervento di Martucci. Ma Top Dancing continua ancora ad avanzare. Lo fa a pieno organico. Marafini di nuovo davanti a Cifra. Stavolta in uscita. Il portierone del Fottenham salva. Adesso è Bulboaca che si rende pericoloso. Ma Cifra continua a rispondere presente. Attenzione adesso al contropiede di Martucci. Da solo contro due, sinistro. Anche Karpiuz però. È attento e si fa trovare preparato. Adesso qui arriva il quarto palo di Bogdan Bulboaca. Sono quattro i legni per la squadra di Simone Seccafiena. Adesso attenzione a Bacoli di destro. Centra sul secondo palo Flori Panzaru completamente solo. E da lì è un gioco da ragazzi metterla dentro. Top Dancing pareggia e si porta sul 2-2 quando mancano pochissimi minuti alla fine dell'incontro. È un momento difficile questo della partita perché adesso Bacoli smarca Cifra e poi si fa recuperare da Martucci incredibilmente. Top Dancing era un passo dal gol della vittoria, ma ancora Bacoli, di nuovo per Panzaru. Ancora Cifra, è un forcing finale estenuante questo. Punizione di Bacoli sul secondo palo, c'è di nuovo Panzaru, la premiata ditta. Bacoli, Panzaru a 3 minuti dalla fine. Il gol di Top Dancing Latina che passa in vantaggio di questa finale dell'Aspettando Lince Gallen 2013. Top Dancing Latina 3, Fottenham 2. Sembra che non c'è più niente da fare, ma Pellegrino recupera un grande pallone. Palla per Martucci, un palo incredibile. Questo per il Fottenham, perché è l'ultima occasione. Triplice fischio dell'arbitro. Top Dancing Latina, campione dell'Aspettando Lince Gallen 2013.